la necessità di procedere ad una seria, profonda valutazione politica amministrativa. Il Partito Democratico ha sempre manifestato, dall'inizio della nuova legislatura, la volontà di concorrere e definire le attività che a proprio parere sono necessarie per il rilancio della città, o come era solito scrivere il sindaco, per verificare se ci stanno le condizioni per attuare la rivoluzione casoriana. La nostra convinzione è che a Casoria è possibile mettere in campo una politica fatta di servizi vicino ai cittadini, che riuscisse ad approfittare degli strumenti come i fondi di Europa, che rappresentano un'occasione di sviluppo per questa città. Il Partito Democratico è convinto che bisognerà quanto prima realizzare una pianta organica chiara di tutti i dipendenti comunali al fine di rilanciare e mettere al centro dell'attività amministrativa i dipendenti comunali. Sono tutti principi e indirizzi che noi da tempo rivendichiamo, sia nelle attività interpartitiche, sia in consiglio comunale. Il Partito Democratico, rispetto alla questione del PUC, individua un percorso chiaro che parte dal lontano 2008. Sappiamo che in questi anni sono state rilasciate circa 300 concessioni edilizie e su questo, quindi in disaccordo con la proposta di deliberazione presentata dall'assessore in commissione, riteniamo prioritario di adeguare il PUC al fine di fotografare in maniera corretta la situazione attuale sul territorio e procedere alla votazione del Consiglio Comunale di un atto perfetto. E su questa falsariga abbiamo enunciato tutta una serie di principi, anche per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni consigliari, che non sfuggerà ad alcuno, sono state illustrate in tutte le sedi e in tutte le occasioni di dibattito politico, compreso il Consiglio Comunale. Non vi è chi non veda che nel documento degli atti prodotti dal Partito Democratico non vi sia intento di frenare l'azione amministrativa, anzi, semmai si tratta di consigli che una forza politica di governo come la nostra, che ha concorso in maniera decisiva alle elezioni del sindaco, deve necessariamente promuovere. Le divergenze che man mano si sono manifestate tra il gruppo consiliare e rappresentanti in giunta del Partito Democratico hanno prodotto e consumato una serie di atti amministrativi e conseguenti posizioni politiche che sono sempre andati in contrasto con le posizioni su espresse, determinando nei fatti il beneficio del rapporto fiduciario tra consiglieri e assessori. Quando sono rappresentato, è evidente che l'etica imponeva agli stessi di rassegnare le dimissioni nelle mani del segretario cittadino, cosa che avrebbe favorito un chiarimento e verificato se ci fossero ancora unità di intenti per conferire al PD un ruolo centrale nel governo cittadino. Verificato che a nulla sono serviti incontri e riunioni per cercare una soluzione condivisa, scelta necessaria per avviare un confronto all'interno del partito, una serena e oggettiva valutazione dell'operato dell'amministrazione nel tentativo di dar corso ad una nuova fase maggiormente rappresentativa in Italia, nasce l'esigenza a questo punto di spostare la discussione in Consiglio Comunale. Cioè, alla luce di tutte queste considerazioni, il Partito Democratico, atteso il tecnicismo e per un ulteriore senso di responsabilità nei confronti dell'amministrazione, rispetto a un documento contabile che appunto è esclusivamente tecnico, dichiara il proprio voto di astensione per la deliberazione di Valoce. Dichiarato che stanno così le cose, il Partito Democratico procederà nei prossimi consigli a valutare atto per atto